di allevamento. Allora, scusatemi se non mi sono fatto sentire per un po' di tempo, però mi sembrava inutile e banale farvi vedere sempre le stesse cose, quindi ci tenevo a farvi vedere qualcosa di nuovo, bello e di utile. In questo caso vi faccio vedere qualcosa di nuovo, nel senso che per chi mi sta seguendo, ho partecipato prima di tutto a una mostra ornitologica che si è tenuta a Caserta, e Expo Orni si chiama, e dove ho portato alcuni miei soggetti. Ho portato 4 soggetti, 2 hanno preso 88 e altri 2, chi ha preso il secondo posto con 91 punti e chi 90 punti e l'altro 90 punti. Quelli che sono arrivati secondo e terzo posto sono 2 bianchi ciuffati e un testa liscia e un giallo testa ciuffata hanno preso 88. Sul giallo sono stato un po', diciamo, sono rimasto un po' così perché mi piaceva molto ed era molto bellino, però va bene, okay, ci sta. Innanzitutto io non mi aspettavo assolutamente di prendere un secondo posto, devo essere sincero, quindi è stata un'emozione grandissima, bellissima, e comunque è stato uno sprono anche per, comunque, per i sacrifici che ho fatto, per il lavoro che ho fatto per la selezione, per comunque tante altre cose, per tutto il lavoro che comunque c'è vicino ai canarini. In questo caso gli arricciati fiorino, la razza a cui io allevo, e quindi è stata una gratificazione, è stato davvero bellissimo, emozionante, e quindi spero di partecipare a altre mostre. Quest'anno, se riesco e se penso di sì, diciamo, è sicuro al 90%, dai, che partecipo alla mostra ornitologica di Napoli, che comunque è qui vicino, e quindi riesco spero di poter di riuscire a partecipare. E in quella mostra di Caserta ho fatto alcuni acquisti. Un arancio ciuffato pezzato e un giallo testa liscia maschio, che a me servono molto di testa liscia perché sono pieno di ciuffati. Per chi mi segue e mi conosce sa che comunque ho tanti ciuffati, quindi diciamo, e ho pochi testa liscia. Per il momento sono riuscito a prendere in tutto 2 testa liscia, di cui uno fa parte della coppia che ho acquistato tramite un caro amico che è presidente, diciamo, del Club del Fiorino, la quale io mi sono iscritto poco fa proprio tramite lui, e che si chiama Bartolomeo Gozzolini. Quindi diciamo mi ha fatto questa cortesia, questo piacere, e lo ringrazio davvero con tutto il cuore, diciamo lui che ha partecipato alla mostra, che è andato alla mostra di Modena, e c'era questo allevatore che si chiama Sebastiano Curci, e ho acquistato una coppia da lui. Io, che per me sembrava impossibile, anche perché mi è difficile spostarmi per il lavoro quale faccio, e non mi posso permettere troppo di prendermi un paio di giorni in più rispetto a quello normale, e quindi mi sembrava impossibile, mi sembrava irraggiungibile acquistare una coppia da Sebastiano Curci. Cosa che fortunatamente sono riuscito grazie a Bartolomeo, che lo ringrazio ancora con tutto il cuore, e davvero sono contentissimo, e
Nulla, starei qui a ringraziarlo sempre. E niente, quindi ho preso anche questa coppia di verdi, un maschio testa liscia ciuffato, no, perdonami, vedi l'emozione, un maschio testa liscia verde e una femmina ciuffata verde, la quale a me piace tantissimo la femmina e ora vi farò vedere. Quindi diciamo che sto cercando di migliorare il mio shape, anche se con pochissimi soggetti purtroppo, perché mi rendo conto sono pochissimi, però diciamo ce la metto tutta per migliorarmi. Spero di comunque, anche se comunque penso di sì, di migliorare ulteriormente il mio shape. Anche perché comunque ho due maschi testa liscia, uno verde e uno giallo, quindi li posso mettere con gli arancio e bianchi che ho. E devo dire questo giallo testa liscia preso dal mio amico Bartolomeo è molto bello. Quindi ha preso 93 punti alla mostra di Caserta, è stato il primo. E quindi è un bel soggetto, la quale vi faccio vedere ora. Solo che mi dispiace se non riesco a farvi vedere bene la situazione perché la telecamera è fronte telefono, cioè non so se mi riesco a spiegare, non è quella retro, quindi ora non riesco a cambiarla. No, mi sa di no, quindi non so, spero di farvi vedere bene. Allora, sì, spostiamo un attimo questa situazione perché così. Ok, allora eccoci qua. Allora, un attimo perché qui ho pulito alcune gabbie. Ora la prima l'ho messa dove sono quella di Sebastiano Curci. Emozionatissimo, io bellissima, non immaginavo, devo dire la verità, di riuscire a prenderla. Finalmente una coppia che andavo da anni e anni appresso, ci andavo che volevo prendermi una coppia, però purtroppo non riuscivo. Per tempo, per possibilità, eccetera, eccetera. Quest'anno, devo dire la verità, sono successe tante cose belle, devo dire la verità, tante cose positive e spero che sia un continuo. E quindi un proseguo sempre più bello e costruttivo e quindi questo. Vabbè, non mi voglio dilungare troppo perché sennò diventa un po' noioso e quindi questo. Ok. Ora vi faccio vedere un attimino, partiamo già dai riproduttori. Allora, i riproduttori, però, diciamo, questi che vi faccio vedere non sono tutti da riproduzione, sono alcuni da balia, perché comunque hanno difetti e non sono proprio buoni per le mostre. E io comunque sto cercando di fare una selezione molto mirata e drastica, perché se no non se ne esce più fuori. Anche perché comunque ho poche coppie, quindi a me parte la situazione di affetto, di comunque di affezionarsi, no, ai canarini, anche se ne avrei tanti, io penso che mi affezionerei. Vabbè, bando alle ciance e ora vi faccio vedere, se no mi dilungo e non riusciamo. Allora, questi sono i riproduttori. Vediamo se riesco in qualche modo a farvi vedere. Ecco qua, questi sono i riproduttori. Non tutti andranno in riproduzione, ma andrà in riproduzione solo quella gialla ciuffata, il bianco testa liscia, la bianca testa liscia e un maschio ciuffato che è lì e una femmina arancio ciuffata. Va bene, quindi diciamo più o meno questi sono. E gli altri sono da balia. E questo penso sia quanto. Ok. Sì. Poi vi faccio vedere i novelli. I novelli, i novelli. Speriamo che riesco a farveli vedere bene. Non mi cada il telefono. Allora, questi sono i novelli. Questi giovanotti andranno tutti in riproduzione perché comunque sono abbastanza buoni. Almeno i bianchi, tranne due forse.
vediamo un attimino. Allora, tre ciuffati andranno sicuri in riproduzione. Poi c'è il giallo, quello che vedete in fondo, che ha avuto 93 punti, che è del mio amico Bartolomeo. E poi c'è un giallo testa liscia, che è mio, che però che vedete sopra al posatoio dove si poggia l'osso di seppia, che però ha un piccolo difetto. Però per quanto riguarda misura, cioè lunghezza, e arricciature, diciamo, per quanto riguarda il jabot, le arricciature laterali vanno bene. La testa bellissima, mi piace molto, e solo che le spalline pecca, e quindi vediamo un pochettino. Poi c'è l'arancio testa liscia che vedete, che questo non penso sia, no, questo è, non so, penso andrà tolto, sì, perché è mancante da un fianco, dal jabot non è proprio perfetto, cioè non è perfetto, quindi non va bene. E questo è quanto. Ah, poi quello bianco testa liscia che è vicino al giallo testa liscia, non va bene perché ha un piccolo difetto, quindi sono 1, 2, 1, 2. Diciamo che sono due o tre che non andranno in riproduzione. Però va bene, non ci lamentiamo e magari poi riuscirò a fare dei bei soggetti così facendo un po' di selezione ristretta, anche se ne ho pochi. Però bisogna farla, perché se no non si può portare soggetti in mostra, perché se no è inutile portarli e avere dei difetti e magari poi perdere solo tempo fondamentalmente. Quindi meglio sempre fare una selezione. E comunque, sperando di avere un po' di fortuna e riuscire poi a creare un ceppo molto più sofisticato e selezionato. Ok, ora ci stiamo dilungando un pochettino. Ora c'è la coppia che io amo tantissimo. È di Sebastiano Curci. Eccola qui. Non so se riesco a farvela vedere, magari perché non rende così. Magari questo è il maschietto, non so, non penso di riuscire. Questo è il maschietto e quella è la femminuccia ciuffata. Vediamo un attimo se riesco. Questa è la femminuccia. Questa qua, bellissima, stupenda. Io me ne sono innamorato. E questo è il maschietto. Ora, questo è quanto. Vi comunque metterò un video dove li ho ripresi un po' meglio, quindi ve li farò vedere. E nulla. Quindi spero che con questi tre soggetti che ho inserito di riuscire a migliorare parecchio i miei soggetti. Guardateli, sono troppo belli. Vedete? Belli belli. No, dove te ne scappi tu? Bricongella. Eh? Dove sei? Vabbè, è un po' complicato, ma comunque eccoli qua. Ok, e questo è quanto, ragazzi. E quindi grazie di seguirmi e vi chiedo di lasciare un like se vi è piaciuto il mio video, di iscrivervi al mio canale se mi state seguendo ora, se vi piace ciò che faccio, lasciate anche un commento giù, per farmi capire che vi è piaciuto il video, mi farebbe molto piacere e
attivate la campanella se nel caso siete su YouTube e così vi arriverà la notifica di avvertimento che sto postando un video e così non perderete nessun video. Ok, mi sono dilungato un pochettino, spero di non avervi annoiato e al prossimo video. Arrivederci.